Buongiorno ragazzi, siamo qui allo stand LG a vedere alcuni dispositivi della casa coreana. Questo è il LG Joy, ovvero smartphone di fascia bassa. È un prodotto praticamente con design giovanile, non è molto potente, abbiamo un chipset, mi pare, Qualcomm Snapdragon 200 dual core, praticamente lo stesso utilizzato l'anno scorso per l'L70. Le caratteristiche sono più o meno quelle, infatti abbiamo 4 pollici di schermo, 800x480 pixel la risoluzione. Abbiamo un prodotto appunto a basso costo, quindi realizzato in plastica, con una fotocamera da 5 megapixel priva di flash LED, però ha l'autofocus. Ci sono due varianti, questa non ha la camera anteriore, però c'è anche una con camera anteriore VGA. Il device risulta essere abbastanza, diciamo, reattivo, anche se in realtà ha soltanto 505 MB di RAM, quindi si presuppone che avrendo, se teniamo troppe applicazioni aperte, comincerà a rallentare. Installa di serie, mi pare, Android KitKat, mi pare, sì, la 4.4.2 con interfaccia LG UI 3.0. È un prodotto che probabilmente sarà venduto a circa 99 euro, se non meno, ed è fatto per chi vuole entrare per la prima volta appunto nel mondo Android.